Guardo Via Veneto. Via Veneto è stato, era un po' un teatrino dove succedeva tutto e la sera bastava andare lì, mettersi seduti e si vedevano tutti gli attori, tutti i registi, tutti i personaggi in vista che facevano questa passerella dorata, cioè tra le luci e la gente che consumava. Quindi poi il cinema si svolgeva un po' tutto lì, c'era Strega, c'era Rosati, c'era il Caffè de Paris, quindi era tutto un insieme dove ci si incontrava, cioè era un ufficio dopo le 9 all'aria fresca, perché Via Veneto c'è un Ponentino che non c'è nessun'altra parte di Roma. Dunque la cosa importante è che in fondo Via Veneto, non vorrei essere immodesto, ma l'ho un po' inventata io con i paparazzi, cioè perché in quel periodo ero giovane, famoso, spensierato, non calcolavo niente, quindi era tutta una vita di impeto, cioè veniva una donna, si fotografava con me, il giorno dopo stava su tutti i giornali, poi a Via Veneto ogni tanto c'era la litigata, c'era l'arrivo con la macchina potente, con il Davidson, con tutte queste cose, e ci si incontrava lì, era un po' un luogo comune di quella Roma, di un certo giro d'ambiente di quel periodo. Poi Fellini ci ha fatto un film, no? Ci ha fatto un film e io credo che il personaggio che faceva Mastroianni era un po' la mia vita, con una trasposizione, anziché un attore, un giornalista. Ma è stato un film importante proprio perché ha centrato Roma di quei tempi in quell'ambiente.